Oggi è un punto di partenza per un progetto che si chiama Mica Scemo, che parte dalla presentazione di uno spot sociale che rientra nella categoria delle pubblicità progresso, quelle che vogliono inviare un messaggio, dare un messaggio agli altri. Il secondo step sarà la realizzazione di un film commedia, che volutamente sarà un film commedia, perché quello che caratterizza questa associazione e queste famiglie è il sorriso, è il desiderio di stare con gli altri e di portare le buone prassi anche agli altri. Lo so quello che pensate di me, perché anche se in modo differente, io vi capisco e sento quello che spesso non riuscite a sentire. Vedo quello che non riuscite a vedere. Ma, al contrario di voi, io non mi sento migliore, perché io sono differente. Perché io sono autistico, mica scemo. C'è una forte emozione perché noi veramente l'abbiamo fatto oltre che con il cuore, ma con una grande passione. Un anno fa io ho lavorato per un anno osservando in centri, soprattutto nelle case in cui Stefano mi ha portato, dove ci sono tanti ragazzi. Quindi la mia idea era proprio quella di raccontare il mondo degli adulti, però, perché noi siamo abituati a vedere i bambini, ma questi bambini poi cosa diventano? Diventano grandi, giusto? E allora sì, diventano grandi, e quindi la mia idea era stata subito quella di raccontare tutto questo in un film, in un lungometraggio. Infatti noi stiamo lavorando a un film. Questo, come dire, Antonio, è un attimo un percorso di mezzo, cioè abbiamo voluto provare a sperimentare il personaggio. Una rete territoriale, perché insieme siamo più forti e diamo qualità a quello che cercheremo di fare. Ci sono 2 mesi di lavoro dietro, di ricerca, nulla è veramente lasciato al caso. E in un periodo sociopolitico come questo, in cui purtroppo, soprattutto in Italia, ci sono delle derive che tendono a mettere dei muri tra di noi, è importante invece che noi apriamo le porte del nostro cervello e della nostra anima all'inclusione.